Allora, ieri c'è stata questa riunione di confronto tra insomma, cittadini e operatori del commercio. Voi come l'avete presa, come l'avete vissuta? Beh, sicuramente è stato estremamente interessante il confronto e ringrazio la disponibilità delle istituzioni per averci proposto e ascoltato nelle nostre esigenze. Il confronto è stato prima ed è stato poi successivo dopo la prima prova. Il senso unico sicuramente è comodo, però dal mio punto di vista è un pochino non troppo sicuro per la velocità dei veicoli, perché vanno molto più veloce. Ci sono meno persone, perché essendo un senso unico ci sono meno persone che transitano. Difficile dirlo in così poco tempo. Avevamo chiesto se si poteva essere prolungata la sperimentazione, non si poteva fare perché l'asfaltatura doveva essere fatta entro questo periodo e quindi dopo l'asfaltatura c'è la segnalazione stradale e quindi è così. Speriamo bene, diamo fiducia a questo senso unico, insomma. Tutto a senso unico. E migliora un po' la vivibilità? Beh, è una strada stretta, ci passa l'autobus, parcheggiano lungo la strada, quindi sarebbe, a parte che io non porto la macchina, quindi non mi interessa, però vedo che è meglio. Fare il senso unico. Non è contenta del senso unico? No, perché non ha portato nessun miglioramento, anzi, piuttosto disagi, perché poi ha messo divieti un po' dappertutto, per tutte le vie traverse, non si può entrare da nessuna parte, quindi bisogna fare un giro della miseria, che poi io non vedo poco risultato. Abita qui vicino? Sì, sì, io abito qua vicino, 30 anni che abito qui. Secondo me c'è un disagio, perché poi ha messo troppo divieti nelle vie traverse. Non si può entrare da nessuna parte. Il problema più che altro era in fondo lassù dove c'è l'Arci. Sì. E là invece il problema non l'hanno risolto, secondo me, perché poi lì è a doppio senso. Non era tanto qua, in questa via qua, era più in fondo. Lì l'hanno lasciato a doppio senso, non capisco il perché. Va bene così. Va bene così? Sì. Siete contenti voi, sì, che siete a ridosso, sì, della strada? Per me rimane un po'... Perché il divieto è lì, io faccio il passo lì, metto che fa il giro, va bene, ma va bene lo stesso. Comunque va bene, meno sì, traffico. Sì, no, così va bene, basta che qualche cammino quella strada lassù, è fatto. Non è cambiato niente, l'importante è la seconda strada, lì quello, solo quello, perché tanto così abbiamo migliorato. La seconda strada lì c'è chi va all'esilo, per uscire deve ritornare qui e andare lì a portare il bambino e poi ritornare un'altra volta, e non è giusto. Se no la prima strada adesso va benissimo, anche perché poi davanti il circolo hanno, durante il giorno le macchine non ci sono più, va meglio, va molto meglio, tanto bisogna anche cambiare. Questa strada deve rimanere a senso unico? A senso unico deve rimanere, a senso unico. Non c'è, per la larghezza che c'ha, non c'è, è una pazzia riportarla a doppio senso, è una pazzia. Voi siete contenti insomma di questa evoluzione? Per carità, abbiamo passato 2 mesi in grazia di Dio. 2 mesi, in grazia, dal 1° di maggio che sono venuti a fare la segnaletica, in grazia di Dio siamo stati. Lei dove abita qui? Io abito qui, nella prima strada abito. Quelli che hanno firmato per riportarla a doppio senso, non abita nessuno sulla prima strada, nessuno abita. Voi invece che ci vivete col traffico meno pesante? Anche per l'inquinamento, per tutto quanto, per carità. È una grazia di Dio, guarda.